Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo capitolo del corso di Logic Pro 10. Andiamo a vedere oggi come funziona l'automazione appunto su Logic. L'automazione, come abbiamo detto altre volte, ci dà la possibilità di poter cambiare il volume in maniera temporale. Quindi posso decidere di aumentare o abbassare il volume solamente in un punto preciso, in una parola o in una frase o in un assolo di chitarra. Allo stesso modo, come posso cambiare il volume, posso anche modificare altri parametri, come possono essere le frequenze di un equalizzatore, come può essere l'attacco di un compressore, come può essere l'intervento appunto attraverso la rete di un compressore. Qualsiasi parametro di qualsiasi plugin collegato in una traccia, io posso modificarlo a livello temporale, quindi richiamarlo e fare in modo che segua l'andamento del brano. Quindi, ripeto, posso modificare qualsiasi parametro all'interno della sessione, all'interno della canzone. Andiamo a vedere come viene utilizzata appunto l'automazione in Logic. Io ho una serie di modalità differenti. Partiamo dalla prima. Intanto apriamo la visualizzazione attraverso il tasto A. Facciamo ad esempio un'automazione sulla traccia che può essere del basso. Ad esempio questa traccia di basso, io ho diversi plugin, compressore, un equalizzatore, un reverbero. Mettiamo che in questo punto io voglia aumentare il volume del basso. Posso farlo o creando dei punti qua, andando a alzare il basso in maniera manuale, quindi so che sto andando a alzare di più 10 dB, quello che è, e poi posso abbassarlo solamente in questa nota, in prossimità di quell'attacco, oppure lo posso fare in maniera manuale utilizzando il fader come nei vecchi mixer. In che modo? Per scrivere l'automazione utilizzerò Write, quindi andiamo a scrivere un'automazione. Vedete come il movimento sul fader qua a sinistra corrisponda alla scrittura che vedo in prossimità della traccia. Ok. Adesso per leggerlo solamente, quindi per rileggere l'automazione, andrò a utilizzare la funzione read. Vedete come ripete la funzione che ho fatto fino adesso? Se io vado ad esempio adesso a muovere di nuovo il fader, vedete che non me lo farà muovere perché è automatizzato. Voglio modificare questa, magari in un punto, voglio andare a abbassare questo punto qua che era troppo alto, io utilizzerò la funzione di touch. Touch mi permette, ogni qualvolta vado a premere solamente in quel punto lì, ad esempio io adesso lo lascio così in lettura, adesso prendo il fader e prendo il controllo, vedete che riscrive? Lo lascio e continua come prima. Quindi touch mi permette ogni volta che clicco sul fader di riscrivere sopra, e però quando lascio ritorna esattamente la scrittura di prima. Per fare in modo che continui la scrittura dall'ultimo punto lasciato appunto dal fader, io devo utilizzare la funzione latch. Quindi esattamente come nella funzione touch, io quando premo, vedete, io qui sto scrivendo, però se lascio adesso, vedete adesso io qua non tengo più il fader, lui continua a scrivere sull'ultima posizione lasciata. Quindi la differenza fra touch e latch è che il touch ritorna, una volta lasciato il fader, ritorna sulla scrittura che c'era precedentemente a quanto scritto appunto nell'ultima scrittura. Il latch invece continua dall'ultima posizione del fader o da qualsiasi altro parametro. Mentre il write invece sovrascrive in maniera proprio distruttiva, vedete, io adesso non sto toccando niente, posso andare a scrivere e va a interagire, nel senso che va a sovrascrivere tutto quello che c'è. Quindi touch
solamente quando tocco, quando lascio ritorna come prima. Latch, tocco, quando lascio ritorna, non ritorna come prima, ma continua sull'ultima posizione lasciata. Il write sovrascrive. Per andare a modificare quello che ho fatto, posso utilizzare il mouse, vedete, o attraverso il pointer tool, quello che è come primario, oppure posso utilizzare la funzione di automazione, seleziona automazione, e a questo punto posso spostare anche l'automazione in qualsiasi punto, posso gestirla come qualsiasi altro parametro, come qualsiasi altra regione. Andiamo a vedere altre funzioni, ad esempio posso fare la stessa cosa per quanto riguarda l'utilizzo di un compressore, quindi un parametro di un compressore. Apriamo questo compressore qua e andiamo a vedere come, adesso lasciamo un volume normale qua, che potrebbe essere questo. Voglio comprimere solamente in certi punti, semplicemente con la funzione touch o write. Ok, e adesso sto comprimendo tantissimo qua. Lo lascio e ritorna come prima. Make up. Threshold. Vedete come riprende? Allora, tutte queste funzioni qua, ognuna di queste funzioni posso andarle a vedere, vedete qua. Qui ho compressore, threshold, questo invece è il ratio, questo invece è il gain, e quindi posso fare la stessa cosa che ho visto prima, che vi ho fatto vedere prima, per quanto riguarda appunto la gestione del volume. Io posso fare la stessa cosa per la gestione di qualsiasi altro parametro. Andiamo su un equalizzatore. Ok, io ho modificato, vedete qua, una serie di valori. Questa l'avevo modificata precedentemente. Insomma, io ho una serie di valori che ho modificato, perché ogni qualvolta io vado a interagire solamente su un punto dell'equalizzatore, vedete come qua in basso qua vado a modificare poi sia la campana che il volume, quindi il guadagno e la frequenza. Quindi ho tre fattori, ho tre elementi che vado a modificare sull'equalizzatore. Mentre invece sul riverbero voglio aumentare, mettiamo il riverbero solamente a questo punto qua. E ritornare normale. Vedete? Io poi posso affrontare le ulteriori modifiche qua, esattamente come prima ho fatto vedere, quindi con latch o con il write. State attenti a utilizzare il touch sempre attivo, perché ogni modifica che andremo a fare, anche ad esempio sul volume, mettiamo che voglio abbassare un po', lui la scrive, perché ogni volta che vado a toccare qualsiasi cosa di quella traccia che è in touch, lui la andrà a scrivere. Quindi un altro parametro importante, un'altra modalità importante per poter modificare, adesso io cancello tutte le modifiche fatte qua, che sono tante, magari ci possono confondere. Allora andiamo su, basta che vado su write e faccio un bel play, e lui scrive, quindi riscrive tutto. Mettiamo che voglio ad esempio avere, anzi non voglio avere il riverbero, ok? Vado a modificare qui adesso, voglio scrivere il volume del più basso, ok? Se voglio modificare in maniera, se voglio aumentare, mettiamo che io qui ho un volume, ho una serie, ho un'automazione, qualora io volessi modificare questa automazione, tutta, alzarla tutta di 3 dB, io vado su trim e aumenterò tutto di, ad esempio, di 3,8 dB. Vedete che mi ha aumentato tutta l'automazione che avevo prima, me l'ha aumentata, me la potrebbe anche diminuire tutta di un trim, quindi dipende quanto ce l'ho qua. Poi posso modificare questo volume relativo attraverso questa pagina qua, ok?
Quindi molto comodo il discorso dell'automazione, è fondamentale, quindi ricordiamoci read, write, touch e latch. Read scrive, touch scrive solamente quando viene toccato, quando rilascia ritorna come prima, write scrive perché è distruttivo e latch scrive e quando viene lasciato continua sull'ultimo valore che ha avuto, quindi molto importante. Poi utilizziamo il trim qualora volessimo aumentare o diminuire in proporzione il volume di un'automazione già fatta. E possiamo quindi automatizzare qualsiasi cosa e spostare l'automazione esattamente come vogliamo noi. Abbiamo una serie di oggetti poi che creano anche curve, abbiamo visto precedentemente come è possibile creare delle curve, vedete, di automazione, e poi vedremo anche in seguito in un'altra puntata come utilizzare altre funzioni appunto relative all'automazione. L'automazione è sempre molto utilizzata ed è molto importante, quindi ricordatevi che viene riferita tutta a queste quattro funzioni qua. Togliete il trim quando volete lavorare solamente sulla traccia e direi che per ora è tutto. Buon proseguimento col corso di Logic Pro.